Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Infinity Sport. Io sono Filippo e oggi sono qui col nuovo Shadow XR. Finalmente, dopo una lunga attesa, è arrivato in Europa ed è disponibile anche in Italia sul nostro sito. Scopriamolo insieme! Partiamo col dire che Shadow XR è considerato tra i caschi più performanti secondo le classifiche NFL ed ha ricevuto 5 stelle da Virginia Tech. Le differenze principali con lo Shadow normale sono i cuscinetti e la scocca. Infatti Shadow normale monta dei cuscinetti a doppio stadio in grado di adattarsi alla testa, mentre Shadow XR monta una nuova tecnologia Rheon. Questa tecnologia è in grado di controllare energia, sia vibrazioni sia impatti che possono risultare letali. Nell'XR i cuscinetti controllano due impatti molto importanti, ovvero impatti lineari e impatti rotazionali. Negli impatti rotazionali i cuscinetti impediscono il movimento della testa, si riducono così di gran lunga il rischio di infortuni. Nell'impatto lineare invece i cuscinetti si comprimono, in questo modo si concentra più materiale e rallenta il colpo. La tecnologia Rheon ha due punti di forza principali. Il primo è che il materiale reagisce per controllare attivamente vibrazioni e rumore. Al centro della piattaforma tecnologica Rheon, infatti, c'è un polimero attivo che cambia in modo intelligente il suo comportamento in risposta al movimento. Il secondo punto di forza invece è che reagisce ai cambiamenti di movimento. Questa proprietà fornisce una svolta per le applicazioni in cui flessibilità e movimento sono fondamentali e vengono richiesti elevati livelli di protezione. Rheon quindi fornisce livelli unici di controllo energetico, fornendo allo Shadow XR proprietà fino ad ora mai viste e ritenute fino a qualche anno fa impossibili da raggiungere. Anche le geometrie particolari di Rheon possono essere utilizzate per aumentare la densità, la sensazione e la prestazione del prodotto, influendo così sulla protezione. Inoltre, la tecnologia Rheon viene utilizzata anche in altri sport, come ad esempio in caschi da moto, caschi da sci o ginocchiere. L'altra differenza è la scocca. Infatti, Shadow XR monta una scocca in materiale polimerico che è più leggera del 10% rispetto a quella degli altri caschi. Nonostante questo, lo Shadow normale risulta essere più leggero rispetto allo Shadow XR. Parliamo di pochi grammi. Lo Shadow normale pesa 1,90 kg circa, mentre lo Shadow XR 2,1 kg. Altra differenza è la vestibilità. Entrambi i caschi montano la tecnologia 360 fit. Nello Shadow normale il cuscinetto occipitale e quello mascellare si adattano alla testa. Nello Shadow XR invece il cuscinetto occipitale è più robusto e le guanciotte Rheon offrono una vestibilità sicura e uniforme. Personalmente tra i due preferisco molto lo Shadow XR. Ho utilizzato anche lo Shadow normale dopo un Epic. Devo dire che l'ho trovato veramente comodo. Lo Shadow XR però al momento secondo me è imbattibile. All'inizio quando l'ho indossato pensavo che la taglia del casco fosse piccola, quindi pensavo di aver sbagliato taglia e di doverlo cambiare. Invece mi sono sistemato meglio il casco e i cuscinetti si sono adattati alla mia testa e sentivo la testa completamente avvolta, quindi una pressione distribuita. L'ho trovato veramente comodo, non che non mi aspettassi che fosse comodo, però non mi aspettavo così tanto comodo, ecco. Con lo Shadow inoltre Zenith non ha trascurato l'estetica. Finalmente ha abbandonato la classica forma a scodella del casco, adottando una forma molto più accattivante grazie alle prese d'aria molto più grandi sia frontalmente che nella parte posteriore, che formano quasi una X, sia grazie a questo spoiler. Direi che finalmente può competere con Speedflex e lo Shadow F7. In conclusione devo dire che lo Shadow normale era veramente comodo, mi è dispiaciuto doverlo salutare, ma se ho dovuto salutarlo per lo Shadow XR ne sono veramente contento, perché secondo me è comodissimo, al momento è irraggiungibile come casco. Ha una tecnologia secondo me ottima, la migliore in questo momento sul mercato, e inoltre la vestibilità è veramente comoda, lo consiglio a chiunque. Mi manca solo da provarlo in campo quando si potrà tornare e poi vi aggiornerò anche com'è dopo averlo utilizzato. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete sapere di più sul nuovo Shadow XR vi invito a leggere il nuovo post sul blog di Infinity e di andare a visitare il nostro sito. Troverete la pagina con tutti i dettagli del nuovo casco, prezzo, descrizione e video inerenti allo Shadow XR. Vi lascio in ogni caso tutti i link in descrizione. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!